Io credo possa affermarsi che ragione non vi sia a noi palese per la quale il mondo fu diviso in due specie di uomini, i ricchi e i poveri, e che, posto un essere superiore, egli abbia voluto creare tanti sventurati al paragone di così pochi beneficiati. Variamente le religioni e le scienze s'adoperano a risolvere la questione, ma a dispetto loro seguitano a nascere poveri in gran copia, onde sulla terra ognuno per sostentarsi invano si fa procacciante. Considerando la diversità delle nazioni, in alcune l'originaria ricchezza può divenire equilibrio delle classi, mentre in altre la scarsità dei beni, divisi con un certo artificio, correzione della miseria. Ma perché da sempre uno Stato povero e uno Stato ricco? E perché molti di quelli e pochi di questi? La condizione che indusse alla Rivoluzione francese fu ponderosa, ma non insolubile. La terra era allora meno popolata e l'egoismo dei pochi poteva essere corretto a giovamento dei molti. Oggi lo spogliare il ricco non recherebbe vantaggio alla comunità, ma al contrario ucciderebbe l'intelligenza individuale nelle iniziative, il maggiore componente del progredire umano nei tempi. Da poi nessuna rivoluzione, a me pare, abbia dato salute a popoli poveri senza nuocere a popoli ricchi, poiché povertà e ricchezza si alternano nel mondo in ragione di una legge originale e misteriosa, la legge economica del bisogno, la quale, nessun cervello potendola mutare, sempre più vale a causa della moltiplicazione degli uomini, ed è fondamento assoluto. Perciò io credo la natura abbia voluto farci vivere soggetti a questa legge. Macchina mondana che regola segretamente l'umano ordinamento. Osservate questo diagramma. Lo vedrete diviso in sei parti, l'una conseguente all'altra. Esse stanno a significare congiunture economiche diverse, l'una dall'altra generate e riunite in un ciclo chiuso e totale. In questo ciclo, il valido principio della legge che vari l'esistenza degli individui si può dimostrare. Chiare sono le sue parti. Produzione, superproduzione, crisi, dittatura e armamenti, guerra, rovina. E il ciclo è chiuso. Suppongasi ora un qualche lasso di tempo non minore di un quarto di secolo, per esempio dall'anno 1920 all'anno 1945, e sia la nostra legge misteriosa il fulcro sul quale ruota il diagramma, e questo lo si arresti sulla parte nominata produzione, ad essa imputando il periodo seguito alla guerra degli anni 1915-1918.
Si consideri ora l'influenza che la vita degli uomini ha subito per la causa rotante di questo diagramma nel periodo preso in esame. Quattro persone io vi mostro, una famiglia di operai. Il padre, la madre, i due figli. Essi sono morti ormai da tempo, e non uno per cause naturali, e tutti nello spazio dell'intera rotazione del diagramma. Venticinque anni. Io mi domando come ciò sia potuto accadere, che una famiglia tutta si sia estinta e i suoi componenti l'uno a distanza dall'altro e per ragioni non concatenate in apparenza. Al lume degli scatti del diagramma scopriremo la logica che allaccia la loro fine e saprete voi come la casualità essa sola avrebbe potuto impedire eventi siffatti. Ero stato congedato nel 19. Voleva dire ricominciare a vivere. 4 anni di guerra, con la famiglia lontana. Avevo già 2 figli prima di partire. Al mio ritorno, tutto sembrava come prima. Ero operaio quando andai sotto le armi. E quando tornai, sembrava che il mondo non cercasse che operai. Mi presentai alla mia vecchia fabbrica, che era ancora in piedi. La guerra è da poco finita e già riceviamo richieste pressanti dai mercati mondiali. Un lungo periodo di benessere attende la nostra società. I nostri stabilimenti non hanno subito danni rilevanti e presto gli impianti saranno adeguati alle tecniche più aggiornate. Questo piano rafforzerà la produzione. Abbiamo così ordinato la riapertura dell'officina numero 12, chiusa nel periodo bellico perché destinata a produzione di pace. Avanti un altro. Tu, che mestiere facevi? Eri già stato operaio qui, prima di partire?
No, sono un artigiano. Ma ho bisogno di lavorare. No, niente da fare, credo. Niente da fare. Vede, signore, io sono un reduce e ho 3 persone sulle spalle. Non potrebbe fare un'eccezione. Stia sicuro, sono un buon operaio, con 4 anni di guerra. Mi rincresce, capisco, ma non ci posso fare nulla. Anch'io devo obbedire. Ma come faccio a dare da mangiare i miei bambini? Ci sarà un modo, no? Ah, ci sarà, certamente ci sarà. Ascoltami, quando il turno di quelli che hanno più bisogno di te sarà esaurito, fatti vedere. Vedere. E intanto la mia famiglia e io dobbiamo morire di fame. E allora? Niente di nuovo. Dicono che ci sono di quelli che stanno peggio di noi. Ma come si fa ad andare avanti così? Non ho più un soldo! Non ho più un soldo, capisci? Ai bambini bisogna pur pensare, no? Non ce la faccio più a trovare da mangiare. Nemmeno a credito. Spero che presto verrà il mio turno. Abbiamo perciò ordinato i turni nell'officina numero 12. E dovremo forse pensare al raddoppio. Chi sarà a quest'ora? Ma... Che sia? Vieni, vieni subito! Ma che dici? Cosa sarà successo? Vieni, fa presto! Dio mio! All'officina numero 12 hanno ordinato i turni. Adesso prendono anche noi! Ci siamo! Ci siamo! Ora mangeremo, capisci? Sì. È un vero miracolo. Tu aspettami qui. Sì. Appena hai il posto torno a casa. Certo, caro, certo. Non dir niente ai bambini. No.
finché non siamo sicuri. Non dir niente. No, no. Signore, fammi la grazia. Signore, fammi la grazia. Signore, fammi la grazia. Signore, fammi la grazia. Fammi la grazia. Signore, fammi la grazia. Signore, signore. Dobbiamo vincere una corsa col tempo, signori colleghi del Consiglio. I nostri impianti non fanno più fronte alle richieste. Abbiamo quasi triplicato la nostra produzione. Tutti gli stabilimenti lavorano a tre turni. L'officina numero 12 è stata raddoppiata. Ricordatevi che il 1929 sarà l'anno del nostro maggiore sviluppo. Vogliono applicare un nuovo metodo per aumentare il rendimento individuale. Un metodo inventato da un certo Bedeau. Vogliono che si dia di più, ancora di più. Papà lo dice sempre. La parola d'ordine è questa: produrre. Perciò noi dobbiamo solo cercare di produrre. Produrre di più. Produrre di più. Affiggeranno cartelli con su scritto produrre. Produrre di più. Produrre. Produrre di più. Produrre. Produrre di più. La produzione. La maggior produzione è la vita dell'azienda. Perciò bisogna produrre. Non v'è scampo. Bisogna produrre. Qui si deve produrre. Questo è l'ordine. Produrre, produrre. E in fondo produrre vuol dire vivere. Vi ripeto, è necessario produrre. E la certezza di vivere vuol dire produrre. Produrre di più. E perciò bisogna produrre. Produrre di più. Produrre di più. Non v'è scampo, bisogna produrre. Produrre di più. 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 ...1929. Pochi rammentano questo tragico anno turbato da tribolazioni e rovina. Principio della grande crisi e della grande depressione. Da Wall Street
s'era partito l'annuncio della morte del mondo economico. Tanto impietoso e inumano e terribile fu lo sconvolgimento che innumeri fabbriche si frantumarono ed andarono in polvere, fortunosi beni disparvero nel nulla e il mondo in disperata attesa incominciò a tremare, preda dell'anarchia e del disordine. La legge suprema e misteriosa si era manifestata. Folle affamate e deluse si moltiplicarono e lunghe file si videro avviate tristemente verso porte che rimasero serrate ancora lungo tempo. Ore gravi attendono la nostra società. Le vendite si sono arrestate e per ora il fenomeno è inspiegabile. La crisi d'oltre Atlantico invade l'Europa e temo che non si riesca a contenere il ritmo di produzione. I mercati non assorbono più. Forse li abbiamo sopravvalutati. È quindi necessario
provvedere. Saranno ridotti da 3-1 i turni di lavoro e vi saranno licenziamenti dolorosi. Ma che altro possiamo fare? Ciao a te e buona fortuna. E io allora, che cosa devo fare? Rimango sulla strada e sbattete fuori come un cane. Non arrabbiarti, fatti coraggio. Speriamo di ricominciare presto a lavorare. È una parola. Fate tutto facile voi. Anche tu sei licenziato. Ma come? Durerà poco, vedrai. Anch'io dovrò andarmene e non me la prendo. Ah già, è presto detto. Ma io come torno da mia moglie e dai miei figli? Con qualche risparmio ce la farai per un po'. Intanto riprenderai il lavoro. Lei crede? È sicuro? O lo dice per farmi coraggio? Sicuro, sono convinto. Così non può continuare. Beh, allora, arrivederci. Buona fortuna, stai in gamba. E non metterti brutte idee in testa. Brutte idee? La politica, mi spiego? Tanto non serve a niente. Ogni tanto verrò qui a vedere se ci sono novità. Signori del Consiglio d'amministrazione, la congiuntura economica a cui accennai l'anno scorso è andata man mano aggravandosi. Tutto si è fermato e gli stabilimenti in gran parte sono chiusi. Voi ricorderete che io accennai alle cause che portarono a questa situazione. La crisi incominciò in quel terribile ottobre 1929 col crollo delle azioni allo Stock Exchange di Wall Street. '19 ottobre. Bethlehem Steel 114 1/4. General Motors 64 1/4. Montgomery Ward 105 1/4. Radio Corporation 88 3/4. '19 ottobre.
la borsa non poté reagire. Pensate che in un solo giorno, il 19 ottobre, 6 milioni di titoli allo Stock Exchange di Wall Street cambiarono di mano e più di 3 milioni al Carb Exchange. Il consorzio bancario sotto la direzione di Pierpont Morgan tentò di scongiurare il pericolo terribile di un crollo gettandosi al rialzo, ma invano. '24 ottobre. Bethlehem Steel. 83. General Motors. 40. Montgomery Ward. 53. Radio Corporation. Radio Corporation. 38. 38. Vendo. 38. Vendo. Trenta ottobre. Le vendite continuavano a salire, incontrollate. Il 30 ottobre esse raggiunsero allo Stock Exchange il volume di 9 milioni di titoli e al Carb Exchange di più di 4 milioni. L'indomani il panico si accentuò ancora. E le cifre raggiunsero rispettivamente i 16 milioni e mezzo e i 7 milioni. Le borse sembravano impazzire. Sfinito dalla fatica, il personale non ha più voce per quotare. Ecco. Ogni minuto un nuovo crollo. È il caos. Quando si sarebbe toccato il fondo, Mr. Riordan, presidente della Country Trust Company, si uccide. Non fu un incidente di rilievo, ma l'immagine di un clima. Era la rottura ormai. E oggi è un incubo la memoria di quell'uragano. Bethlehem Steel! 83! General Motors! 40!
39. Vendo. 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 Montgomery Ward. 53. Montgomery Ward. 50. Vendo. 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 Radio Corporation. 38. Vendo. 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 36. Vendo. 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 Bethlehem Steel. Vendo. 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 Montgomery Ward. Vendo. Vendo. Ho voluto riassumere questi fatti perché capiate come nel tempo una simile iattura abbia colpito anche il nostro paese. Abbiamo dovuto licenziare e chiudere l'officina numero 12 e siamo amareggiati. Le perdite si moltiplicano, crescono sempre. Ora il solo rimedio è arrestare la produzione. Vi prego di riflettere un istante al cruccio delle tante persone che debbono trovarsi il pane. Sarete così più coraggiosi nell'udire la notizia che vi annuncio con dolore. Il capitale della nostra società è ormai perduto. Irrimediabilmente perduto. Surtava la luce.
Il silenzio è ormai disceso sull'officina. Il profondo silenzio. La morte del lavoro e delle macchine. Il pauroso silenzio delle officine vuote in cui la vita si è spenta. Il silenzio che è la vestigia della desolazione e della rovina. Ehi, tu, hai saputo niente? Ehi, svegliati! Ci sono novità? Ehi, dico a te! Che cosa vuoi? Non c'è nulla di nuovo. Sai se il lavoro riprenderà presto? Io so soltanto che uno di questi giorni andranno via anche me. Buonasera, signor Presidente. Buonasera. Signor Presidente. Buonasera. Buonasera. Lei forse non mi conosce. Che fortuna averla incontrata. Forse lei mi può spiegare... Tu eri operaio in questa officina? Sì. Facevo i turni di notte all'officina numero 12. E ora? Come te la cavi? Ero venuto qui per questo. Hai trovato un nuovo lavoro? No. No! Sono disoccupato! Volevo sapere se c'erano delle speranze. Che posso dirti? È una vera calamità. Che cosa pensa? Capiterà qualcosa? Cambierà la situazione? Può darsi. Può anche darsi, certo. Non per ora. Ma noi si deve vivere in fondo. A chi penserà a noi? Alle nostre famiglie. E poi avete paura? Paura delle rivoluzioni? E a che cosa servono? Vi illudete con delle rivoluzioni di risolvere le congiunture economiche? Non fate che creare dei danari e mercati falsi.
Io so soltanto che dove ci sono state delle rivoluzioni, là c'è lavoro per tutti. Tienti pure le tue idee. Io non ci posso far nulla. Credi che tutto ciò non mi rincresca? Questo silenzio fa più male a me che a te. Ma lei mangia, signor Presidente. Ed io no. E mia moglie e i miei figli nemmeno. Vengo qui tutte le sere a chiedere se ci sono novità. Vengo perché sono alla disperazione. L'unica mia forza per passare la giornata sta nell'aspettare la sera. Ma a un certo punto bisogna pur fare qualcosa. Ed oggi, che incontro lei, mi sento dire che non dobbiamo aver fede nemmeno nella nostra miseria. Non ho detto questo. Non mi hai compreso. È inutile. Tu non mi hai capito. Ho detto che la vostra miseria, organizzata in rivoluzione, non risolve una situazione economica estranea a noi e a voi e che sfugge al nostro controllo. Cerca di resistere col sussidio. Le crisi passano. È sempre stato così. Se non è troppo tardi. Come ti chiami? Che importa? Siamo in tanti. Siamo in tanti. Thank you.
E allora? Allora? Hai trovato qualcosa? Lasciami in pace. Non posso trovare lavoro con la fabbrica chiusa. Scusami, sono tanto stanca. È tutto il pomeriggio che aspetto. Ho incontrato il presidente mentre uscivo dalla fabbrica. Mi ha parlato. Ti ha detto qualcosa di nuovo? Ma che? Si è perso in discussioni, teorie, cose di cui ho capito ben poco. In breve, per ora niente. Niente. Mio Dio, non fare così. Coraggio. Coraggio, eh? Che bella parola. Coraggio. Finché non lo incontravo, potevo farmi delle illusioni. Potevo sperare nel giorno dopo. Ma domani? Domani cosa vado a fare alla fabbrica? È finita per me. È finita. Finita. Basta, non voglio più sentirti. Si direbbe che qui più nessuno ti vuole bene. Il bene. E a che cosa serve il bene? Dimmelo. Dimmelo. Ma già per voi è facile. Se non c'è il pane, ci sono i sentimenti. Basta, non voglio più sentirti, mi fai paura. La speranza deve esistere, esiste. Storie! Per me non esiste più niente. Assolutamente più niente. Su, vieni a dormire, è tardi. Uccidersi. In fondo sarebbe una risoluzione. Vittima del non lavoro. Perché no? E poi, un piatto vuoto in meno in una casa può riempire gli altri. Ma tanto che ci sto a fare in questo mondo? La gente avrà compassione di loro. Forse. C'è solo un ostacolo. La paura. Questa maledetta paura. Paura.
paura di vivere, non di morire. La paura è il domani. Paura del freddo, della miseria, paura della fame, di quegli occhi che mi guardano. Quegli occhi che credono solo in me. Sei grandi occhi. Dio mio, ma che posso fare? Dio mio. Dio mio. Pensare che dovrei essere contento e stare in pace, finalmente, di non svegliarmi più ogni mattina, disperato, di buttar via una vita che mi ha dato così poco. Di essere contento, di morire. La pistola. Non devo aver paura. La paura è la vita. Il domani. L'incerto! La famiglia. Ma che aspetti? Aiutami! Mio Dio! Mio Dio, aiutami! Fa che io riesca a non pensare, almeno per un istante! Thank you.
Ora, in quell'epoca, avendo l'ingiustizia conseguito tale iniquità e l'odio emulo sospinti a tale vendetta gli animi, persino la legge ne era convenevole. Le città si erano ricolmate di scrittori, diurnisti, tribuni, per lucro ipocriti campioni degli interessi altrui. Onde cupidigia e ambizione e smodata vanagloria dietro la maschera sociale dell'etica suggerivano ogni qualsivoglia fazione a fine di vendetta. Poiché in vero non del guadagnare ma dello spogliare i ricchi, non del cercar felicità ma del sottrarla agli altri, allora si curavano gli uomini. Era gioco forza che insorgessero moti idealmente nobili ma praticati con infamia. E dietro oneste proposizioni si schermissero compiaciuti il sopruso e la crudeltà, originando sovvertimenti e violenze e la reazione degli offesi e a questa la controreazione. Di grandi fermenti sociali, propri dei tempi avviliti, sono la fatale causa delle dittature e vengono pressoché favoriti dal mondo economico. Ma l'uomo che da simile occasione trae profitto per conseguire il potere erra nel credere il suo genio dispositore di un fatto che in realtà è l'esito di una determinata congiuntura. In uno Stato l'economia verrà sindacata dal principe, ovvero dalla persona di governo, e nell'altro la possente macchina del denaro suffragherà le forze conservatrici, fondandosi quello su una base programmatica, questo su una necessità strutturale. La crisi dell'anno 1929 segna l'inizio del villano e risoluto intervento dello Stato negli affari del suddito, il principio sovrano dell'interesse privato in una comunità costituita, posto in accusa, ben presto sarebbe disparso. L'uomo geniale ha impugnato finalmente le redini del nostro paese. Uditi i suoi programmi, possiamo ora affermare che essi determinano la fine della crisi economica. I nostri stabilimenti presto riapriranno le porte. Li attende nuovo lavoro e nuova prosperità.
Spero quindi di farmi interprete del sentimento unanime del Consiglio, inviando alla grande mente che ci governa il nostro applauso sincero, auspicando al suo regime politico meritata fortuna. La dittatura tiene dunque lo scettro del comando e la prima alleanza con le debellate reliquie, intendo dire con il potere economico, si è cementata. Or dunque vano è l'esecrare certe positure servili verso il vincitore tiranno, pur se con l'intrigo e il sopruso egli ha trionfato, e qui taccio le sue pubbliche violenze. Quando profonda radice dell'animo umano è la vita propensione alla conquista di uno scettro assoluto, insaziabile, e quando vi è più tale propensione impazzi con la brama di voler recuperare un imperio diventato incertissimo o già senza alcun rimedio perduto. Lei non mi conosce. Infatti, mi dica. Qualche anno fa, forse non ricorda, durante il periodo più nero della crisi, i suoi stabilimenti erano quasi tutti fermi. Lei incontrò all'officina numero 12 un suo operaio. Non rammento. Cosa vuole dopo tanto tempo? Questo operaio si recava tutte le sere allo stabilimento. Voleva sapere come andavano le cose, se si fosse ripreso presto il lavoro. Cercava, insomma, in qualche maniera di farsi coraggio, sperando. Un giorno, appunto, incontrò lei. Domandò cosa ne pensasse della situazione, come vedesse l'avvenire. Sì, forse sì, adesso mi sembra di ricordare. Ma è tutto così lontano. E ora? È stato riassunto? Lei, appunto, gli disse che le previsioni erano fosche, di non illudersi, che ci voleva pazienza. E allora? Quell'operaio era mio padre. Per mesi e mesi non volle arrendersi, ma quella piccola speranza, dopo il colloquio con lei, scomparve. Tornò a casa quella sera. Allora ero ancora un ragazzo e, disperato, si uccise. Ma è terribile. Io non seppi nulla. Nessuno mi disse. Solo mia madre era al corrente del colloquio avvenuto con lei. Ma io posso fare qualche cosa per te, per la tua famiglia. Voglio dire, non so, un impiego, un sussidio. Niente per me. Dovevano comunicarmi quello che era accaduto. Ormai è troppo tardi. Io ho scelto un'altra strada. Quale? Lei non capirebbe. O perlomeno le sarebbe difficile. Lei è dalla parte di chi governa, dalla parte di quell'uomo. Che intendi dire? Lasciamo andare. Ad ogni modo, la morte di mio padre
mi ha insegnato qualcosa. A pensarla in modo diverso da lei. E sei venuto a dirmelo? Volevo soltanto che lei sapesse della fine di mio padre. Che lo sapeste voi tutti, che oggi approfittate di una situazione. I tipi come te preferiscono le fabbriche chiuse e la gente morta di fame. E d'altronde voi stessi avete accettato la rivoluzione. Già, accettata per forza. Ma non era la rivoluzione che intendevamo noi. La nostra rivoluzione. Ma se ne eravate entusiasti. Entusiasmo necessario per vivere. A questo punto posso chiederti quali sono le tue intenzioni? Mio padre è morto per una situazione creata da gente come voi. Da voi tutti! Tu sei pazzo! Il suicidio di tuo padre ha aperto la via a chi ci governa oggi. Nessuno ha colpa della sua morte. Forse il suo gesto non era neppure necessario. Non è stato abbastanza forte. La società avrebbe provveduto a lui, come ha fatto per te. Tu non sei morto di fame, mi sembra. La società ha pensato a me appunto perché mio padre si è ucciso. Insomma, che cosa desideri da me? Che vuoi? Non abbia paura. Io partirò presto. Sono costretto ad andar via. Hai ragione. Chi ha le tue idee è meglio che se ne vada. Verrà il giorno in cui forse potrete rientrare, quando tutto sarà tornato come prima. Prima qua! È sempre lei dietro a quel tavolo. Non io, forse, ma qualcuno, certo, al posto mio. Poiché, ricordatevelo bene, l'industria non è politica, è qualcosa di più e di meglio. È scienza applicata. In breve, è il progresso. Poco importa degli uomini che ne sono a capo. Essi sono sempre coloro che lo meritano. La discussione non finirebbe più. Vorrei però dirle, se non sarò più qui, di aiutare la mia famiglia. Si tratta di mia madre e di mia sorella. Stai tranquilla. E buona fortuna. Non capisce, non può capire. Le sue idee sono schiave del pane che mangia e per disgrazia questo pane gli costa troppo. E questo costar troppo significherà la guerra universale.
gioia, e sì, oh professor, che gioia rivedervi. Piacer mio, professor Noir. Ed ecco qui anche il nostro collega illustre, il professor Schwarz, onoratissimo. Sempre, sempre statistica. Sempre, sempre, sempre. Accelerano coi tempi.
sono venuti a cercarti. Due volte. Hai detto che non sarei tornato questa sera. Sì, ma ho paura. Non mi piacciono quei tipi. È meglio che tu parta. Ti preparerò qualcosa per il viaggio. Mi farai sapere dove sei. Perché ti sei messo nei guai? Non bastavano tutti quelli che abbiamo. Non hai pensato a tua sorella, a me? Come faremo adesso che nessuno lavora? Un giorno capirai, me e le mie idee. Come tuo padre. Ha creduto di far bene, poveretto, e non ha resistito. E intanto siamo rimasti sole. Lui almeno è tranquillo ormai. E adesso anche tu credi di far bene. Ma tu parti e noi restiamo. Parto. Parto. Ma per dove? Sembra quasi che... No, non voglio dir questo. Ma è un fatto. Ci abbandoni. E io e tua sorella non sappiamo come vivere. Ora lasciami andare. Figlio mio. Avete complottato contro la sicurezza dello Stato. Voi avete complottato contro la sicurezza dello Stato. Stupili Zagarav protiv nadjojnosti gasudarstva. Vav stupili Zagarav protiv nadjojnosti gasudarstva. Ihr habt gegen die Sicherheit des Staates komplottiert. Komplottaron ustedes contra la seguridad del Ihr Estado. Ihr habt gegen die Sicherheit der Staates komplottiert! Komplottaron ustedes contra la seguridad del Estado! Komplottaron ustedes! Komplottato! Ihr habt gegen die Sicherheit der Staates komplottiert! Thank you.
complottato contro la sicurezza dello Stato. Ihr habt gegen die Sicherheit des Staates complottiert. Avete complottato contro la sicurezza dello Stato. Stupini Zagaraf protiv nadioina stiga sudas. Ihr habt gegen die Sicherheit des Staates complottiert. Complottarono ustedes contro la sicurezza dello Stato. Ihr habt gegen die Sicherheit des Staates komplottiert. Stupini Zagaraf protiv nadioina stiga sudas. Avete complottato contro la sicurezza dello Stato. Complottarono ustedes contro la sicurezza dello Stato. Stupini Zagaraf protiv nadioina stiga sudas. Ihr habt gegen die Sicherheit des Staates komplottiert. Thank you.
le nubi scure che si stanno addensando sul nostro orizzonte politico hanno scosso profondamente l'animo di colui che ci governa. Egli è afflitto e rammaricato. Le sue giuste aspirazioni non sono state comprese. Egli ci esorta ad incrementare la produzione per la difesa, affinché il paese possa affrontare anche la più seria eventualità. In questo senso, perciò, ho deciso. Elevare a 12.000. Ricevuto. Elevare a 12.000. Ritmo di produzione 12.000. Ricevuto. Ricevuto. Elevare a 12.000. La nostra nazione si trova in un grave frangente. Gli altri stati non vogliono riconoscerci il pieno diritto ad un minimo di possibilità di vita. Forse non intendono neppure permetterci di sopravvivere. In queste condizioni, che dobbiamo fare? Bisogna attendersi il peggio. Ma saranno gli altri ad averlo voluto. E noi non ne porteremo alcuna responsabilità. L'unica soluzione è prepararsi. Che cosa sta succedendo? Tutti parlano di guerra. Le caserme si stanno riempiendo di soldati. Ho saputo che hanno chiamato le armi, anche i ragazzi. E tu? Sono così stanca. All'officina mi fanno lavorare, pensa, 10 ore al giorno. Hai letto il discorso di quel forsennato? Ci siamo. Ci siamo davvero questa volta. Taci, taci. Sono stata mobilitata anch'io, sai. Ormai i turni di lavoro si moltiplicano. Non abbiamo più sosta. I nostri stabilimenti sono stati militarizzati. Elevare a 14.000. Ricevuto. Non vi è mai stato un simile fervore. Ricevuto. Ritmo di produzione 14.000. Mai un così forte slancio a lavorare di più. A produrre di più. Noi stiamo facendo tutto il nostro dovere, dando quanto è possibile. Ritmo di produzione 14.000. Tenere il ritmo 14.000. Tenere il ritmo 14.000. Ma
ma Dio tenga la mano sul capo di chi ci governa. Non c'è più niente da fare. Poiché sarebbe una vera sciagura. Niente, e siamo sole. E Dio illumini anche la mente dei nostri nemici. Come potremo salvarci? Una vera sciagura. Dimmi, come faremo? Se almeno tuo padre e tuo fratello non ci avessero lasciato. Oggi andrebbero in guerra e sarebbe lo stesso. Dio ci protegga. Da chi? Da chi? Dai nostri nemici? O da quel pazzo? Taci. Taci, per carità. Vuoi fare la fine di tuo fratello? Tanto è lo stesso. Finire in un modo o nell'altro. Come diceva lui. Ritmo di produzione 16.000. Ricevuto. Elevare a 16.000. Ricevuto. Ricevuto. 16.000. Ritmo di produzione 16.000. Ricevuto. 16.000. E per oggi? Il discorso per oggi? M'hanno detto che oggi parlerà. L'ho saputo con certezza. Dio lo maledica. È la guerra. Entriamo in guerra. Maledetto. Ormai è deciso. È la guerra. Maledetto. Entriamo in guerra. È la guerra. Maledetto. Mantenere il ritmo. Mantenere il ritmo. Ritmo di produzione 16.000. 16.000. Mantenere il ritmo. Mantenere il ritmo. Mantenere il ritmo. 16.000. Dio, proteggici tu. Ho paura. Dio santissimo, proteggici tu. Mamma, salva. Abbi pietà. Le nostre famiglie. Ho paura. Abbi pietà. I miei operai. Ho paura. Risparmia le officine. Mamma, abbi pietà. Mamma, il nostro lavoro. Ho paura. Dio, abbi pietà. Mantenere il ritmo. Mantenere il ritmo. 16.000. 16.000. 16.000. 16.000. 16.000. Dio, proteggici tu, proteggici tu. Massimo ritmo, massimo ritmo, massimo ritmo. Dobbiamo sperare, crediamo almeno in questo. Sì, mamma. Stammi vicino. Massimo ritmo, massimo ritmo, massimo ritmo, massimo ritmo. Massimo ritmo, 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 massimo ritmo.
dove sei? Mamma, rispondi. Mamma, dove sei? Rispondi. Mamma, 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 rispondi! Risoltosi così lo sconvolgimento, ed essendo il diagramma in procinto di riguadagnare lo stato iniziale, ecco che a noi si presenta l'unica superstite dei quattro interpreti della vicenda. Il suo corpo è vivo, ma il cuore e la mente sono soggetti a mortale inerzia. Avendola dal nostro mondo separata la rovina della guerra, ora essa si è fatta preda di una realtà straniera. Erra in dimensione ignota, là dove la felicità si potrebbe identificare con la totale incomunicabilità, e cioè con una demenza solitaria e tristissima. Ma solo una creatura in simile condizione di intelletto può darsi abbia volontà di parlare. Occorre conoscere giustizia e fanciullezza per esporvi tanta sciagura senza abominazione o rammarico. Solo con l'aver disciolto ogni laccio mondano, con il coraggio dell'ulteriore esame e della riflessione sopra l'innocenza dei propri morti, con la placida coscienza e la sublime indifferenza del giusto inconsapevole, con il ragionare sulle cause determinanti il carattere e le conseguenze terribili della loro sorte, mi sia così permesso di dettare l'insegnamento finale. Che rovina, quante case distrutte. In un attimo tutto è cambiato. A che è servito tanto lavoro? Tanta fatica. Una bomba e tutto finito. Tutto finito. E credevamo di aver costruito qualcosa di durevole. Una casa, una famiglia,
un'officina. Una bomba e poi... più niente. Guardate la nostra casa, ha ucciso mio padre e mia madre. Avevano risparmiato i soldi per farsela e ci sono morti dentro, come dei cani abbandonati. Tanto capita a tutti, prima o poi, hanno detto, in un modo o nell'altro. Non è vero! Non è vero! Non siamo tutti uguali ed i dolori non sono uguali per tutti. Non meritavano di morire così. Neppure la morte è stata generosa con loro. La gente è ingiusta, egoista, cerca sempre una ragione per non pensare che a se stessa. E l'officina? Un vero modello di macchine, di ordine, di organizzazione. Due sole bombe sono bastate, capite? E le abbiamo fabbricate noi qui dentro. Ma il presidente giurava che tutto sarebbe andato a finire bene. E adesso lui dov'è? Tutto distrutto, le nostre case, l'officina, gli stabilimenti. Domando se qualcuno è colpevole di questa distruzione. Vorrei trovare una causa, una ragione. È colpa dell'ambizione dei capi o della loro avidità? Io potrei forse indicare gli errori di tutti. Ma invano interrogherei gli uni e gli altri. Perché domandare al presidente le ragioni del suo smodato egocentrismo, della sua miopia sociale, della sua mancanza di umanità? Egli ne sorriderebbe ed avrebbe ragione. L'industria è 2 più 2 fanno 4 e non 5 per amore della morale. L'industria non è un'opera di beneficenza. Se si vuole che sorga valida e viva e contribuisca così al benessere comune, non mi si venga a parlare di sentimento. Come può un uomo che costruisce qualcosa non essere ambizioso, non vedere oltre,
non curarsi unicamente della propria costruzione e della propria missione, ho pagato. Il mio sogno è distrutto. Altri verranno dopo di me e per concludere qualcosa dovranno comportarsi come me per il bene delle famiglie future. Ma si ricordino, siano modesti ed equilibrati, non li tradisca la sete di potenza, sappiano accontentarsi. Io non l'ho fatto e ho pagato con la vita e la delusione. Vieni, figlia mia, non tornare sul passato. A che serve? Ma allora, se il presidente ha ragione, perché mio padre e mio fratello sono morti? Il loro sacrificio è stato inutile? Di chi è dunque la colpa? Di chi? È stata la conseguenza di un attimo di follia o di una ideologia insensata? Perché vuoi trovare una ragione quando forse non esiste? Deve esistere! Deve! È morto mio padre di fame! E mio fratello braccato da tutti, ucciso come un cane. Nulla dimentico. Nulla. Nulla. Ma ora su di noi è scesa una grande pace. E la vita e la morte per noi non hanno più senso. E i figli che verranno! I figli! I figli! Ci sarà sempre fame, ci sarà sempre disperazione. Non dirmi più niente, più niente. Vedi, figlia mia, il problema è al di fuori di noi. Guarda quel diagramma. Là è il problema. Vieni con noi. Perché rimanere? Vieni con noi. Tutto è tornato come all'inizio. Guarda. La sala del consiglio, gli stabilimenti, l'officina, tutto come prima. Il diagramma solamente è la soluzione del problema. Diagramma è la soluzione del problema. Dovranno interromperne il corso finché sono in tempo e distruggerlo se vorranno salvarsi. Ora non gira più per noi, ma per quelli che sono rimasti. Non dovranno permettere che queste macchine superino il limite. Dovranno distruggerle prima che si moltiplichino senza scopo. Guarda la nostra casa, come una volta. Dovranno ritrovare la bontà che noi non abbiamo saputo conservare
l'umanità e la bontà originale. E allora si spegnerà la luce del diagramma e saranno salvi. Dovranno distruggere queste macchine e saranno salvi. Saranno salvi. Seguici, vieni con noi. Per sempre, per sempre. Vieni con noi. Tutto quello che è stato per il passato ed è al presente sarà ancora per il futuro. Ma si mutano i nomi e la superficie delle cose in modo che chi non ha un occhio buono non le riconosce e non sa essere giusto a sufficienza per poterle affrontare. Inoltre, dall'acuta penetrazione dell'animo umano e dall'esame attento della realtà, ho tratto convincimento che non debba si ricorrere per poter vivere alla macchina infernale della guerra, ma che gli uomini, interrotto con tutti i mezzi in loro potere il ciclo di questo diagramma, sostituiscano allo scatto bellico quello della preveggente, altissima ragione. Uomini, sostituiscano allo scatto bellico quello della preveggente, altissima ragione.